Nessuna vittima e pochi feriti. L'attacco missilistico iraniano contro Israele è stato reso inefficace, dicono le forze israeliane e la Casa Bianca, che ha sostenuto attivamente i preparativi difensivi. Secondo le forze di difesa israeliane, l'Iran ha sparato circa 180 missili su varie città, tra cui Tel Aviv, Gerusalemme e Haifa. E l'Iron Dome, lo scudo antimissilistico di Israele, ha intercettato gran parte dei missili. Le guardie della rivoluzione iraniane hanno dichiarato che il raid missilistico è una risposta all'uccisione del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, avvenuta la settimana scorsa, e a quella del leader di Hamas. A Tel Aviv le sirene hanno risuonato incessantemente. Ai cittadini è stata chiesta estrema cautela e di seguire senza sbavature le direttive dell'esercito. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha messo in guardia la nazione. Ci attendono giorni di grandi sfide e bisogna stare uniti, ha detto. In una dichiarazione televisiva, il portavoce delle forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha giurato che l'attacco avrà gravi conseguenze. L'IDF ha annunciato la morte del comandante di Hezbollah, Alfa Karanawi, in un attacco a Beirut condotto dall'aviazione israeliana.